Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi inizieremo la nostra quarta lezione del videocorso di base di francese. Allora, nel sommario degli argomenti che tratteremo oggi, vi indico che parleremo del presente del verbo avere, quindi il presente indicativo, come si coniuga, i pronomi personali utilizzati per mettere il soggetto in rilievo, le forme moi aussi, eccetera, che appunto sono l'utilizzo, cioè sono forme dove vi è l'utilizzo del doppio pronome, vedremo poi meglio nello specifico, le forme chi è, chi ha, e per ultimo gli aggettivi numerali da 11 a 20, e quindi di conseguenza vedremo anche i numeri da 11 a 20. Benissimo, iniziamo col nostro primo argomento. Iniziamo con la coniugazione del verbo presente, del verbo avere, che in italiano sappiamo benissimo che il presente indicativo del verbo avere è io ho, tu hai, egli ha o ella ha, noi abbiamo, voi avete, essi hanno. Ora guardiamolo nello specifico in francese, quindi il presente indicativo del verbo avere, in questo caso in francese si dice avoir, è j'ai. Tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils sont, elles sont. Benissimo. Ora passiamo al secondo argomento, i pronomi personali utilizzati per mettere il soggetto in rilievo. Quali sono questi pronomi personali? E poi faremo anche un esempio. I pronomi personali sono moi, tu a, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Ad esempio, moi aussi, j'ai des parents. Quindi anch'io, in questo caso la traduzione letterale è anch'io, io ho dei genitori. Quindi rafforza appunto la prima persona singolare, in questo caso io. Quindi anch'io ho dei genitori. Attenzione però, alla prima e alla seconda persona singolare e plurale vi è l'utilizzo di due pronomi, quindi il pronome si rafforza con l'utilizzo di due pronomi. Vediamo nello specifico. Moi aussi, j'ai. Tu as aussi, tu as. Nous aussi, nous avons. Vous aussi, vous avez. Invece, alla terza persona singolare e plurale si usa un solo pronome, lui o si ha, elle o si ha, eux o si ont, elle o si ont. Come potete vedere, quindi, la prima e la seconda persona singolare e plurale vi è l'utilizzo dei due pronomi, che appunto è rafforzativo del pronome. E abbiamo fatto degli esempi poc'anzi, invece la terza persona singolare e plurale, come avete visto negli esempi, si utilizza soltanto un pronome. E quindi non moi aussi j'ai, non tu as aussi tu as, ma eccetera, ma lui aussi ha, come potete vedere, l'utilizzo di un solo pronome. Benissimo, ora passiamo a qualche esempio. Iniziamo con la consueta lettura insieme, Les os ensemble. Allora, nous sommes le père et la mère de France. E chi è Raphaël? Raphaël est le petit frère de France. Et la petite Raphaël? C'est la sœur de Raphaël. Elle aussi a un frère. Vous avez donc trois enfants? Moi aussi, j'ai des enfants, cinq. Et l'oncle Charles est le frère de Madame Pagnol. Il est donc l'oncle de trois enfants. Oui, il a un neveu, Raphaël, et deux nièces, Raphaël et Raphaël. Qui sont Jean et Amidou? Ce sont des amis de France. Benissimo, adesso passiamo a un'altra consueta esercitazione, che sono gli elementi di dialogo. Io come al solito vi metto ora in evidenza il modello che serve come costruzione per gli altri esempi di elementi di dialogo. Vediamo il primo modello. J'ai des parents. Moi aussi, j'ai des parents. J'ai un père et une mère.
Vediamo gli altri esempi con cui si può costruire il modello. Elle aussi a, elle a, lui aussi a, il a. Nous aussi, nous avons, et aussi on, ils sont. Adesso vediamo un secondo modello. La costruzione è: J'ai un frère, toi aussi, tu as un frère. Oui, en effet, c'est Raphaël. Vediamo gli esempi con cui poter costruire altri modelli di dialogo con riferimento a questo secondo. J'ai. Vous aussi, vous avez. Nous avons. Vous aussi, vous avez.